Direi che oggi è stata un'occasione straordinaria per riscoprire insieme le grandi potenzialità del nostro paese. E aver fatto un discorso sugli anziani, aperto il discorso sul lavoro, sulla previdenza, sull'integrazione fra assistenza sociale, assistenza sanitaria e assistenza to cure, evidentemente apre una nuova idea di come può essere la vita degli anziani. Abbiamo sottolineato che l'invecchiamento attivo è il tentativo di contrastare la tendenza, purtroppo, durante l'invecchiamento, ad essere esclusi, emarginati, a perdere i contatti con tutti quei processi sociali, antropologici, esistenziali, che sono vitali per vivere bene. Dal vivere in casa con qualcuno alla possibilità di poter studiare, di poter lavorare, di poter partecipare alle attività della vita sociale. Tutto questo è molto importante. Il discorso dell'invecchiamento attivo è centrale per una buona salute, per una buona sopravvivenza, per una buona qualità della vita e di questa stagione, che è un'altra stagione della vita, non necessariamente un naufragio, non necessariamente la perdita della salute, delle proprie funzioni, dicendo almeno non solo questo, può essere anche una stagione in cui si può continuare a dare un contributo, si può continuare a essere felici insieme agli altri in famiglia. E allora la 33 prospetta una serie di soluzioni, dal vivere insieme alla coabitazione, anche intergenerazionale, il discorso delle attività comuni, l'apprendistato, l'integrazione nei piccoli centri così come nelle grandi periferie urbane. E oggi abbiamo scoperto che INPS, Ferrovie, Poste, Cassa Depositi e Prestiti possono dare una mano incredibile a trovare e a inventare soluzioni nuove per i 30 anni che in fondo abbiamo guadagnato nel corso di due secoli, per i 30 anni di vita in più che oggi possiamo vivere sicuramente meglio, sicuramente insieme, sicuramente con meno esclusioni.